non sono le carestie, né i terremoti, né i microbi, né il cancro, ma è l'uomo a costruire per l'uomo il più grande pericolo. Il motivo è semplice. Non esiste ancora alcuna protezione efficace contro le malattie psichiche. Queste epidemie sono infinitamente più devastatrici delle peggiori catastrofi. Il supremo pericolo che minaccia tanto l'essere individuale quanto i popoli nel loro insieme è infatti il pericolo psichico. Abbiamo ereditato da tempi ancestrali l'inconscio collettivo, con i suoi miti e le sue potenti pulsioni, e se viene sollecitato per esercitare potere, per influenzare i comportamenti mediante le emozioni, impedisce a ciascuno di armonizzare il retaggio del passato, il proprio patrimonio di sensazioni materiali e spirituali, con l'esperienza del vissuto. Una forzatura che produce shock emotivi, provocando sovrapposizioni di razionale e irrazionale, sconfinamenti tra salute individuale e benessere sociale. Il disagio che ne deriva gioca nell'interesse di chi vuole dominare.